Ciao a tutti, ecco questo è il secondo video che parla del pixlanting. Ho composto questo piccolo solo su una base che ho prodotto che replica la Vamp di You Don't Remember, I'll Never Forget di Yngwie Malmsteen. Non ho voluto fare la cover della solo originale perché era difficile. E volevo semplicemente farvi vedere degli esempi del downward pixlanting di cui abbiamo già parlato nello scorso video, applicati però a una base musicale reale in un contesto, diciamo, di hard rock anni 80. Ho cominciato il solo con con un lick pentatonico che ho preso in realtà da un altro brano di Yngwie Malmsteen, da Deja Vu, ma non presente al pixlanting, quindi diciamo che questa parte delle pentatoniche ne parleremo più avanti. Dopo la frase pentatonica ho voluto collegarmi a uno dei leak simili a quelli che vi ho fatto vedere nello scorso video. Ho utilizzato qualche nota della scala pentatonica. Arrivando qua ho fatto un legato e poi è partita la mia plettrata. Ok? Quindi praticamente ho utilizzato la scala minore naturale di La, il brano è in La minore. Faccio rivedere questo lick, rallentatore e plettrata da qui, giù, su, giù, su, giù, sweep picking e poi di nuovo giù, sweep, giù, giù. Quindi praticamente ho tutto l'economy picking, lo sweep picking come abbiamo già visto l'altra volta. Faccio rivedere. Ok? C'è una nota di passaggio che è questo sol naturale e questo sol diesis, che è una cosa che Malmsteen usa parecchio. Una quasi scala bebop, vabbè. Dopodiché ho suonato il secondo lick, che è un classico lick pedal notes, come li chiama lui, questo qua. Anche qui in realtà c'è il pixlanting, se vogliamo, perché è una plettrata esterna. Ok, anche se non è tecnicamente challenging, come dicono gli americani. Dopodiché da qui ho fatto un altro lick, questo più legato, mi piacerebbe poi approfondire questo argomento del legato più il pixlanting, più il downward pixlanting in un prossimo video, ma tant'è. E ho fatto questo lick. E poi da qua ho semplicemente fatto di nuovo la stessa scala, giù, 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 e qui sono i miei soliti pattern di quattro note su una corda singola. Faccio rivedere. Continuo. Cosa faccio qua? Questo è praticamente un pattern di quattro note discendenti, classico, ma al posto di plettare tutto utilizzo appunto questa tecnica, di cui, vi ripeto, ne farò un video appositamente per questa cosa. Intanto guardiamolo sommariamente. Questo è il lick. Dopo ho utilizzato un altro lick che ho preso da, non ricordo se Star Car Lane o Hiroshima Mon Amour dell'album No Power From Rock'n'Roll degli Alcatraz, uno dei miei album preferiti, dove secondo me veramente Malmsteen suona ancora in accordatura standard, quindi non usa la chitarra accordata a mezzo tono sotto. È veramente incredibile. Devo dire che personalmente mi piace più il Malmsteen hard rock che il Malmsteen neoclassico, e in quell'album è veramente pieno di un sacco di perle. Venendo a noi, il lick in questione è questo. È un po' lungo, è complicato, ci sono delle piccole parti, ci sono diversi
sono diversi argomenti. Inizia con tre note per corda classico, con con lo sweep picking anche in questo caso ovviamente. Questo è un pattern già che mi ha dato un po' di difficoltà, perché non mi aspettavo tre note. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non me l'aspettavo, invece è così. Ed è particolare perché uno tendenzialmente si aspetta le quattro note. Invece il padabadabadabà è, diciamo, meno banale. Dopodiché rifaccio fino a qua. Sweep picking. Occhio a questo passaggio. E da qua, sulla corda si. Ok, rifaccio tutto. Qua ho usato tutto, in tutto il lick, il downward pick slanting, altrimenti sarebbe veramente difficile da fare. Faccio rivedere, e guardate anche l'inclinazione del plettro. Ok. Da questa nota, da là, parte un classico pattern di sweep picking di Yngwie. Ok. Naturalmente, per chi non lo conoscesse, è giù, 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 su, pull off, su, giù. Ok? Lo collego. Una volta di nuovo ritornati su questo là, al 14° tasto, abbiamo questo pattern. Quindi la parte finale sono sempre le classiche quattro note su una corda singola, che è il primo lick che vi ho fatto vedere nel video precedente, per quello che ho tenuto anche a volerlo mostrare. Quindi dall'arpeggio, okay. Faccio tutto il lick. Okay. Dopodiché altro lick classico di Malmsteen su una corda singola. Qua sto facendo una finta perché non ho il tasto. In qualche modo suona. Dopodiché bending da un tono e mezzo dal do diesis fino al mi. E ultimo lick, questo abbastanza mostruoso. Questa è la prima parte, quello che Troy Grady chiama The Sword, perché taglia, diciamo, la tastiera in diagonale. Ok, che è questo. Faccio vedere lentamente. Quattro note, tre note, quattro note, tre note, tre note. La plettrata in questo caso è plettro tutto, plettro, lego una, plettro tutto, plettro, lego una, e poi di qua di nuovo le riplettro tutte. Quindi 4, 3, 4, 3, per di nuovo il gruppo di 7 note, ok? Da questa parte invece, da questo là, parte quello che sempre il nostro amico Troy Grady chiama The Volcano Lick. È una variante delle quattro note ascendenti. Una piccola variante proprio per far sì che questo pick slanting funzioni. Ed è questo. Parto con queste 1, 2, 3, 4, 5 note e riparto con la nota Do, ok? E subito un'altra sweep picking.
po' il nucleo del fraseggio. Come vedete anche in questo caso il pixelating è molto importante. Se mi venisse l'idea di farlo con la pezzata alternata, dovrei fare... Vedete come se dovessi farlo in questa maniera, il mio polso deve fare tutto questo movimento. C'è chi lo fa, non Manzi. Naturalmente io potrei anche fare tutto il pattern, il vulcano, in questo modo. Questo sta a discrezione dell'esecutore, quanto tirarla per le lunghe o quanto rilasciare subito la vostra furia di downer pixelating sulle restanti corde. Dopodiché sì, ho finito con non mi ricordo neanche più, il solo è mezzo composto, mezzo improvvisato. Una roba di questo tipo, sempre sulla scala di La minore. Ok, quindi questo è soltanto un esempio di alcune frasi con il downward pixelating che ritengo molto utili. Il punto della situazione è questo: non è soltanto la tecnica che mi permette di avere un fraseggio fluido, ma anche perché mi permette di svincolarmi leggermente da quella ritmicità un po' banale a volte in cui si incorre quando si fanno pattern molto plettrati. Se avete notato nel solo che ho suonato all'inizio del video, spesso si ha una sensazione un po' di galleggiamento sul tempo, e questo mi è permesso perché la mia plettrata non sta più definendo una suddivisione ben precisa del tempo. Ora, questo è un argomento molto complesso e che sto tuttora studiando e approfondendo, ma con la sola plettrata alternata diciamo che mi veniva un pochino più difficile. Cioè, la plettrata alternata un po' per sua natura va sempre a scandire quello che è una suddivisione del tempo. Il pixelating rompe questa meccanicità e mi permette quindi di fluttuare più liberamente sul tempo e ricreare quell'effetto che tanto mi piace di chitarristi come Manzi, per esempio, in cui non si capisce quali pattern stia facendo. All'orecchio noi perdiamo veramente un po' i punti di riferimento. Ragazzi, per la lezione per il video di oggi questo è tutto. Mi raccomando, se avete dubbi, se avete delle domande, non esitate a scrivermi. Spero che vi sia piaciuto. Trovate la base sempre sul mio canale, a vostra disposizione se volete praticare su questa VAMP. Vi consiglio come sempre di andare a vedere il lavoro fatto da Troy Grady e di ascoltarvi anche l'originale di Yngwie Malmsteen, che è veramente uno dei suoi soli, degli suoi soli più belli, storici della discografia. E io vi saluto, alla prossima, ciao!